Buongiorno, io volevo sapere se diabete e obesità sono fattore di rischio e quale correlazione ci sono, se ci sono dei dati. Comunque sia implica delle alterazioni di vario tipo e anche ormonali, per cui sicuramente c'è un qualcosa di specifico che lega l'obesità al fin da prima. Non so sinceramente, forse non mi colleghi, quali siano esattamente i termini del rapporto, ma sicuramente c'è qualcosa che deve essere studiato, ma non c'è quale specifico attualmente lo studio, li ho visti tutti recentemente in occasione di questa campagna, che proprio dica obesità uguale fin da prima ridotto. Però Diabete indicativamente 2 uguale. diabete senz'altro, se diabete, diciamo che forse il diabete è il minore dei problemi che induce gli occhi. Il problema più grave è sicuramente quello della retinopatia diabetica o della maculopatia diabetica, oltre al fatto che il diabete predispone al glaucoma, predispone alla cataratta, predispone all'occhio secco, eccetera, eccetera, all'infiammazione del congiuntivite e tutto il resto. Il diabete è una malattia pesante per l'occhio. Posso solo aggiungere, se parliamo di obesità per un'alterata alimentazione, allora sicuramente può essere causa di occhio secco perché la nostra lacrima ha bisogno di una serie di fattori, una serie di sali minerali, vitamine, ha bisogno di omega 3, per cui insomma una dieta deve essere ben equilibrata, per cui se parliamo di obesità in quei termini E se ne sicuramente parla pochissimo di occhio secco tra i pazienti obesi, diabetici già di più perché c'è una sensibilità all'occhio. L'obeso assolutamente non se ne la parla dieta di equilibrata è conseguenza. fondamentale per avere un perfetto fin da primario. Grazie. Scusi, trascurare i sintomi dell'occhio secco o non diagnosticarlo precocemente, che cosa comporta come conseguenze? Prima accennava al dolore, ma è solo quello o ci sono altre cose che forse non ho sentito? Ma allora, il discorso è che di questa sindrome si inizia a parlare negli ultimi anni. Prima la popolazione non ne sentiva parlare, quindi il prurito, la voglia di stropicciarsi gli occhi, l'affaticamento oculare viene ancora oggi molto trascurato. Il problema non è tanto dal punto di vista dello specialista il dolore, il problema è il perché ho dolore all'occhio, perché quando si altera il film lacrimale, la superficie oculare, ricordiamoci che l'occhio è come una vecchia macchina fotografica reflex, quindi ha il primo obiettivo trasparente che copre la parte colorata, si chiama cornea, è molto delicato perché essendo trasparente prende ossigeno dall'aria, quindi non ha vasi sanguigni. Se non, la cornea non viene coperta dal film lacrimale, le piastrelline superficiali, le cellule dell'epitelio corneale si spostano, provocano delle ulcerazioni molto dolorose e molto anche non facili poi da curare, perché sotto l'epitelio corneale c'è il plesso nervoso, per cui il problema delle ulcere corneali nella sindrome dell'occhio secco di grado grave è un problema molto 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 serio, per cui non bisogna arrivarci, non bisogna arrivare al fatto che il paziente tenda per esempio a tenere gli occhi chiusi gran parte della giornata proprio perché il contatto con l'aria in caso di sindrome dell'occhio secco grave crea fastidio e grossi problemi, per cui non bisogna arrivare a quegli stadi più Grazie. avanzati. Posso aggiungere una cosa? Un sintomo che invece passa un po' inosservato, ma che è molto importante, è il disturbo della visione, della qualità visiva. Mi spiego meglio. I raggi della luce che entrano all'interno dell'occhio, come prima superficie, ancora prima della cornea, incontrano il film lacrimale. Se il film lacrimale è bello, cioè omogeneo, regolare, liscio, umido, eccetera, eccetera, i raggi della luce passano bene. Se l'occhio è secco, la superficie che i raggi di luce che entrano nell'occhio incontrano non è più una bella superficie, quindi trasmettono un'immagine che non è altrettanto bella di quella di un occhio ben umidificato. E quindi l'occhio vede male, fa più fatica a vedere bene.